amici di Marita Caterini, siamo qui con Luca Ward che sarà uno delle new entry di questa terza stagione. Il suo personaggio è un po' più misterioso perché si sa ben poco, un militare che torna nella vita di Leo dal passato. Ci svegli qualcosa? No, non posso, c'è il produttore qua, non posso dire niente, se no non lavoro più, ho finito. È misteriosissimo, il risvolto poi che ci sarà di quest'uomo, molto fisico, molto forte, sarà veramente di grande trasporto e di grande emozione. Lo è stato per me, che mi dicevo, sicuramente anche il pubblico avrà lo stesso identico effetto. Sarà legato in qualche modo anche agli altri braccialetti? Non posso dirlo. Non può dire niente. C'è un grande legame però con tutto quello. Che aria si respira sul set? Tutti questi giovani? È un gioco, tutto un gioco. Poi quando ci sono i giovani, sono tutti i ragazzi che fanno gli attori. Per noi è tutto più semplice, giochiamo in seconda linea. Io mando avanti loro, dico pensateci voi e io mi metto dietro. Lei è un attore affermato, quindi diciamo, che consiglio si sente di dare a questi ragazzi che vogliono quasi tutti fare gli attori da grandi e iniziano ora? Che non c'è soltanto il mestiere dell'attore. Ce ne sono tanti, soprattutto di studiare, però una cosa importantissima è di imparare le lingue, quella ancora più importante, perché ci connettiamo non con i telefoni e con gli iPad, ci connettiamo col mondo imparando le lingue, quella è la cosa in assoluto più importante. Qual è la cosa che l'ha colpita di più di questa serie? Alla fine loro portano in TV un argomento importante come quella della malattia, ma anche l'importanza dei legami, dell'amicizia. Ricordiamo per esempio Leo voleva lasciarsi andare, sono proprio loro gli amici che l'hanno aiutato, l'hanno convinto. Sì, la cosa più importante di questa serie secondo me è che ha riavvicinato i giovani alla televisione. Questo è il record in assoluto, il premio va dato proprio a questo. Poi è chiaro, ci sono tutta una serie di aspetti molto belli, molto positivi, però il record è questo qua. Va bene, ora che progetti ha, insomma, lavori futuri che ci sono in cantiere? Progetti tanti, c'è Le Tre Rose di Era 4, Un Posto al Sole, che è un nuovo personaggio che arriva, anche lì tormentatissimo, e poi tante cose, la radio, Radio Italia, Radio Rai, Latitudine Sol, tante cose.